È il momento di Fact Time! Con un po' di ritardo. Comunque, salve a tutti ragazzi e benvenuti finalmente nel Fact Time di giugno! Perché sì, alla fine mi avete costretto praticamente a portarne uno al mese, quindi eccomi qua nel Fact Time di giugno. Il prossimo mese dovrebbe esserci quello di luglio, sperando di fare un po' più prima di questo, ma ragazzi, capitemi, ero ammalato e quindi se l'avessi registrato sarebbe venuto qualcosa tipo... Quindi direi di non perdere ulteriore tempo e di iniziare subito con le domande. Piccola premessa, prenderò alcune delle domande che non ho preso nello scorso Fact Time. Questo semplicemente perché mi sono dimenticato le domande. E questo dovrebbe farvi capire come uno possa essere messo male di testa, ma comunque iniziamo subito, non perdiamo tempo che stiamo già qua a divagare su cose che non hanno senso. La prima domanda di questo Fact Time me la fa Donatella che mi chiede: non vorrei violare la tua privacy, ci mancherebbe, ma di dove sei, creepy? Sono in zona Milano, diciamo, per chi conosce la zona, sono vicino a Saronno, sono di Rescaldina più precisamente, quindi se volete venirmi a trovare basta che andate, poi mi trovate, tanto Rescaldina è un paese piccolino. La seconda domanda invece ce la fa, io prego perché... FriskDremur660, ok, ce l'ho fatta, che mi chiede: se tu potessi essere un Pokémon leggendario, quale saresti, perché? E mi chiede se mi piacciono i video di Dlarsa. Allora, per il leggendario, probabilmente Dialga, perché considerando che posso bloccare il tempo, posso fare qualsiasi cosa, cioè blocco il tempo, poi faccio quello che devo fare, tipo durante le verifiche, per dirne una, blocco il tempo, fermo lì, faccio tutto, copio e via. Quindi sì, direi Dialga, mi risulterebbe particolarmente comodo. Mentre invece poi, se mi piacciono i video di Lars, sì, insomma, Lars è uno youtuber, allora, premetto che non seguo più tanto youtuber per questioni di tempo, ma è uno youtuber che comunque riesce sempre a strapparmi un sorriso nei suoi video, quindi sì, direi che mi piacciono. La terza domanda me la fa Angelo Hype, che non si pronuncerà mai così, ma dovete aver capito che ormai, cioè, sono fottuto di mente. Qual è la tua squadra di calcio ed il tuo Pokémon preferito? Allora, Pokémon preferito l'ho sempre detto ed è Ninetales, mentre invece la squadra di calcio è... Sento i dislike. Sì, sono milanista. Non, per piacere, non fate commenti, non fate commenti, già li subisco, non c'è veramente bisogno. La prossima domanda me la fa LOL hashtag, che mi chiede: i tuoi amici ti hanno mai preso in giro per i tuoi video o ti hanno fatto i complimenti? PS, sei un grande, ti ringrazio. E no, non sono mai stato preso in giro particolarmente per i miei video, premettendo che in pochi miei amici lo sanno. Non sono mai stato particolarmente preso in giro, anzi, ma ogni tanto qualcuno mi dà anche delle idee per il canale. Quelli che lo sanno, saranno forse tre. Tra l'altro, una volta un mio amico mi ha trovato a caso su YouTube, ha detto che c'era sua sorella che navigava, ha aperto un video a caso ed era il mio e niente, insomma. Però, no, ecco, non sono mai stato preso in giro per questo motivo. Ed è una cosa che vi dico, se qualcuno vi prende in giro, se avete degli amici che vi prendono in giro perché volete fare gli youtuber o perché vi piacciono i Pokémon piuttosto che un'altra cosa, signori, non sono amici quelli. Staccatevene, perché se un amico ti prende in giro per una passione che hai, allora non è un amico, purtroppo è così. Infine, ultima domanda che in teoria doveva appartenere al vlog scorso, me la fa Mario Kart, si chiama proprio così, che mi chiede perché ho deciso di diventare uno youtuber. Allora, principalmente perché non sapevo bene cosa fare, avevo appena scoperto la realtà di YouTube e ho detto, ma proviamo a fare qualcosa. Ovviamente all'inizio ero indecente come chiunque alle prime armi, poi dopo un po'... Si diceva, poi dopo un po' che diciamo vedevo che gli iscritti aumentavano, sono andato avanti, ho messo sempre più impegno, ho cercato di fare sempre più attenzione alla qualità, ai piccoli particolari. Una volta, pensate, mi è capitato di eliminare un video e di rifarlo perché avevo sbagliato in un testo che avevo messo, avevo sbagliato un congiuntivo. Quindi ho iniziato, veramente, ho iniziato a fare lo youtuber per gioco ed è diventata una cosa veramente, cioè, una parte importante della mia vita. Adesso non dico un'ossessione, però sicuramente un'abitudine. Cioè, nel mio quotidiano c'è registrare. Quindi, cioè, è una cosa che è nata come un gioco ed è diventata qualcosa di molto, molto più importante. Ok, passiamo finalmente alle domande di questo fuck, effettivamente. La prima me la fa...
Skiller Games GTS che mi chiede: posso farti una domanda? Certo, nel prossimo video, per il prossimo FAQ, falla pure che io risponderò ovviamente. Domanda molto veloce, quella di Enrico Dolci, che mi chiede: hai una Wii U? Se sì, puoi dire il tuo codice amico? E no, non ho una Wii U. E rosico, perché quando è uscito Pokémon erano tutti con Pokémon e io ero lì con il DE così che non facevo niente, che mi giravo i pollici. Però sì, cioè no, non ho la Wii U proprio. Quindi niente codice amico. Fra, fai entrare la Grace in casa, gentilmente, mi sta salendo un nazismo. Il treno per Auschwitz. Tutti insieme. Sì, è in casa. Possiamo proseguire. La prossima domanda ce la fa... Varidoianis. Cazzo, pega. Ringraziate mister Varidoianis. Ringraziatelo, cazzo. Una brava persona. E aiutatelo mister Varidoianis, cazzo. A parte certe cazzate, ci chiede: porterai una serie su Sole e Luna o semplicemente degli episodi a volte? No ragazzi, allora non porterò Pokémon Sole e Luna per il semplice fatto che... No, Creepy. Chi sei? Sono io, il tuo unico dio. Io sono Merda. Oh mio dio, ma sei davvero tu? Sì, sono io, Creepy. Creepy, devi portare Pokémon Sole e Luna al day one. No, ascolta, non posso veramente, sai... Non me ne fotte un cazzo delle tue ragioni. Ma io non... Adesso... E vabbè... Porterò Sole e Luna al day one. No vabbè, a parte sta scenetta del cazzo che era vergognosa, non porterò Sole e Luna, almeno all'inizio, diciamo, per il semplice fatto che, ragazzi, ci sono tanti youtuber che farebbero 3 video al giorno di quel gioco lì. Io ovviamente, non essendo una divinità, avendo anche la scuola e cazzi e mazzi, non ho materialmente tempo per fare 3 video al giorno. Quindi andrebbe a finire che voi vi caghereste solo i video di quelli che... degli youtuber che fanno... degli youtuber grandi che fanno questi video qua, e i miei non ve li caghereste di striscio, giustamente, perché ovviamente non è che uno spreca 30 minuti sempre per vedere lo stesso let's play. Di conseguenza aspetterò che passi un po', diciamo, il... l'hype, un po' tutto per Sole e Luna, e poi dopo, ragazzi, ci farò una bella serie anch'io sicuramente, prima o poi, però quando si saranno calmate un po' le acque, perché altrimenti è veramente impossibile. La prossima domanda ci viene fatta da Koichi Kabuto, speriamo bene stavolta. Creepy, da quanto tempo vorresti avere o Frost o Rocket come tuo schiavo e chi sceglieresti? Sei un grande Creepy, continua così che raggiungerai i 10k in tempo da record. Ti ringrazio tantissimo per i complimenti. Ovviamente la risposta mi sembra scontata, infatti non capisco bene il senso di questa domanda. È ovvio che voglio Rocket se potessi scegliere come schiavo, perché chiaramente se hai tipo Rocket come schiavo, poi quando ti svegli cominci a dire vedi qua, poi lui ti attacca, ti fa subito parte 10 così, e poi un po' così, no, che insomma ti rallegra la giornata. Prossima domanda, che è meglio. Questa domanda mi viene fatta invece da Super Typhlosion Show, che mi chiede: secondo te qual è stato il tuo video migliore? Guarda, allora, per come lo sto editando adesso, penso che questo fuck time potrebbe essere veramente il migliore che io abbia mai fatto, perché sta venendo fuori una roba stupenda, molto complicata, che mi sta richiedendo tempo, perché ho già iniziato a editare il pezzettino prima, nel frammentre. E però di quelli che ci sono adesso, credo che il mio video migliore sia, credo, il video dove avevo parlato della parte nascosta di Lavandonia. Quel video lì era venuto veramente benissimo e ha avuto anche un buon successo come video, quindi sì, direi quello. Sì. La prossima domanda invece la fa Volcano Games, che mi chiede in realtà 3 domande. Allora, qual è la generazione peggiore secondo te? Per me la generazione peggiore, non mi linciate, ma è la terza. Non perché siano brutti i Pokémon, ma perché Rubino e Zaffiro sono dei giochi poveri. Nel senso che non c'è tanto da fare. Non sono brutti, ma finita la Lega non c'è più niente da fare. Cioè, nonostante abbiano implementato delle migliorie nella grafica e tutto, credo che
la terza generazione con Rubino e Zaffiro sia quella che giocherai meno volentieri. Cioè, in realtà mi piacciono tutte. E tutte hanno dei lati positivi e dei lati negativi. Secondo me i lati negativi della terza sono un po' di più rispetto a quelli degli delle altre. Per farvi un esempio, la sesta, nonostante abbia dei Pokémon terrificanti, ha introdotto le mega evoluzioni. Tanta roba. La quinta, io la adoro, è la mia generazione preferita. Così rispondo anche a un'altra domanda che ho visto di sfuggita, alla quale avevo già risposto. Quindi non mi linciate, ma per me, per quanto riguarda Rubino e Zaffiro, la terza è la peggiore. Poi, per carità, Smeraldo, gioco della Madonna. Però in questo momento, terza, mi dispiace. Anche perché i remake mi hanno veramente deluso. Intendo Rubino Omega e Zaffiro Alpha. Disastro. Poi, cosa ne penso di Rotom Pokédex? Penso che sia una genialata. Penso come ho fatto a non pensarci io, perché è una cosa geniale. Cioè, entra negli apparecchi elettronici e abbiamo navigato per tre generazioni con un apparecchio elettronico e un Rotom e non c'era. E invece adesso è una figata. Resta da capire come funzionerà, se sarà un Pokémon, se sarà un Pokédex, non si sa un cazzo. Però spero che facciano una cosa bella, perché l'idea di fondo è veramente geniale. E infine, se potessi vivere nel mondo Pokémon, quale città sceglieresti? E qui ti dico, ma proprio a mani basse, Forestopoli, che è la mia città Pokémon preferita e l'adoro. Solo per il concept, poi è anche stupenda, ma solo per il concept della città sugli alberi, io la adoro. Questa domanda mi viene fatta da Alex03, che mi chiede: qual è il tuo film Pokémon o episodio Pokémon preferito? Premettendo che ne ho visti pochissimi, io mi ricordo che da piccolo piansi letteralmente guardando il primo film di Pokémon, Mewtwo contro Mew, alla scena in cui Ash rimane pietrificato e le lacrime dei Pokémon lo fanno rivivere. E niente, nonostante ne abbia visti veramente pochi, quel film lì mi è rimasto veramente impresso ed è sicuramente il mio preferito tra tutte anche le puntate degli anime. Quello lì, cioè, top, per me è stato stupendo. Anche, per carità, La forza di uno, quel film lì, è un'altra cosa epocale. Però il primo, raga, il primo veramente mi ha commosso, e quindi direi proprio quello. È sicuramente il mio preferito in assoluto. Stiamo arrivando verso le ultime domande. Questa me la fa Cristian Giuliani, che mi chiede: hai la ragazza, sei da quanto tempo? No. Quindi... Oh, you touch my tra-la-la. Tommaso Pluchino ci chiede: perché non ti compri una connessione migliore? Perché sono poverissimo. Sono poverissimo. I miei non me lo concedono. Io sto cercando di tirare avanti una battaglia per comprare questa connessione, ma raga, niente da fare. Infatti sono tipo devastato quando devo caricare i video di 30 minuti. Nervoso che non avete idea. E sì, perché mancano i cash. Cioè c'è la crisi anche da me, abito in Italia, tranquilli. Penultima domanda che ci viene posta da Steven Sama, che mi chiede: che indirizzo frequenti e quale anno? Ho appena, fra virgolette, superato, perché ho un debito in fisica, la terza linguistico. Quindi sì, vado in terza, ho 16 anni, non mi hanno mai cannato per fortuna. Faccio il linguistico, mai scelta fu più sbagliata nella mia vita, perché veramente mi viene voglia di appendermi a un muro ogni tanto. E infine l'ultima domanda, che è quella di Veltal00, che è forse la più interessante, perché mi chiede: come sei cambiato secondo te da quando hai iniziato a fare video ad ora? Allora, sicuramente sono cambiato tantissimo, e in positivo soprattutto. Prima di iniziare a fare video su YouTube ero una persona molto più timida. Non dico che facevo difficoltà a relazionarmi con le persone, ma sicuramente ne avevo molte di più rispetto adesso. YouTube mi ha insegnato ad aprirmi, a fare amicizie, a riconoscere quali amicizie non sono degne, a prendere delle decisioni. Mi ha aiutato anche da un punto di vista di esporre le cose. Io 2 anni fa a dire queste cose qua velocemente con una bella parlantina, come adesso non ci sarei mai riuscito. Avrei cominciato... Quindi YouTube mi ha cambiato in tantissime cose, nel carattere, nel modo di approcciarmi alle cose, nel modo di esporre le cose. Questa cosa, ragazzi, mi ha aiutato anche davvero tanto in ambito scolastico, perché in un'interrogazione puoi salvarti tranquillamente esponendo delle cose velocemente e, diciamo, convincere. Quindi sì, YouTube mi ha cambiato tantissimo, ma in meglio, non in peggio. E quindi niente, sono cambiato tanto da quando ho iniziato a fare video. In questi 2 anni mi sento totalmente una persona diversa rispetto a quella che ero un anno fa, e ne sono felice, perché veramente questa esperienza qua mi sta dando tanto, mi sta insegnando
qualcosa che mi servirà anche al di fuori di YouTube, anche quando non avrò più un canale YouTube, perché non stiamo qua a prenderci in giro, non farò video finché morirò, avrò anche una vita dopo, qualsiasi cosa che avverrà che mi porterà a chiudere il canale, mi comunque aiuterà questa esperienza in futuro e io ne sono veramente veramente contento. Detto ciò, il Fact Time finisce qua, io spero che vi sia piaciuto. Mi scuso con tutti quelli ai quali non ho potuto rispondere, ma capitemi che ho ricevuto tantissime, ma tantissime domande, cose che nell'altro fac me le sognavo. C'ho qua la lista, mi sto impallidendo, una cosa impressionante. E niente, sotto questo video fatemi le domande per il prossimo fac, rifate quelle a cui non ho risposto oggi se volete una risposta, oppure fatene altre. Insomma, sappiate che dovrò sempre fare la mia selezione adesso perché stiamo sempre aumentando di iscritti, una cosa impressionante. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, a commentare e a iscrivervi al canale. Passate dai social che trovate in descrizione, mi raccomando il gruppo Telegram fondamentale. E noi ci becchiamo in un prossimo video!